Mi chiamo Mario Bernaudo, sono un designer digitale, vivo a Firenze e lavoro a Firenze. Ciao, sono Clara Arpini, vengo da Cassano d'Adda in provincia di Milano. Sono un'artigiana, mi occupo di intrecci nel settore dell'arredamento, rivisitando le tecniche tradizionali di impagliatura e tessitura. Sono Maddalena Vantaggi, sono una designer e una formatrice e sono di Gubbio, in provincia di Perugia. Ho deciso di partecipare perché mi sembrava un ottimo modo di unire la mia attuale professione al design del prodotto più classico e non solo, mi sembrava anche un ottimo modo per conoscere artigiani e altri designer, quindi avere uno scambio di informazioni, di contatti, ma soprattutto umano e di competenze anche, quindi mi sembrava un ottimo modo per diciamo crescere facendo anche qualcosa di molto bello. Perché penso che sia un'ottima occasione per esplorare il mondo della tecnologia nell'ambito dell'artigianato e per accrescere le mie competenze e le mie capacità. Ho deciso di partecipare ad iAtelier perché credo molto nel design come strumento di dialogo tra realtà differenti e poi perché mi occupo di design artigianato e della relazione tra questi due mondi e di come possono potenziarsi l'un l'altro ormai da 15 anni. Animali sono delle creature luminescenti che si animano di notte, sono degli elementi d'arredo per esterno e non solo, e sono fatti intrecciando filati sintetici riciclati e fibre ottiche. Abbiamo quindi delle forme che richiamano la natura e creano un ambiente surreale, suggestivo. La tecnologia può intervenire nella progettazione, di prodotti in vari modi. Noi abbiamo scelto la dimensione poetica della tecnologia, cioè, è una tecnologia che abilita il prodotto dal punto di vista poetico, diciamo così, perché è grazie alla tecnologia che si rendono visibili i cambiamenti ambientali, quindi è un racconto anche legato ad una consapevolezza, no? Di quella che è una natura che va al di là di quello che noi vediamo. Io credo che una trasformazione sia già in atto. Le vecchie tecnologie o comunque quelle tradizionali si stanno già intrecciando con il digitale da tempo, ma probabilmente in questi anni e nei prossimi vedremo il clou, diciamo, vedremo un output molto più importante ed apprezzabile. In generale io sono sempre favorevole all'innovazione. Ovviamente non deve esserci uno sfruttamento intensivo o legato a interessi che non siano quelli di creare dei giusti scenari dal punto di vista sia della sostenibilità ambientale che quella economica e sociale. Però in generale abbiamo sempre assistito alle tecnologie che montando l'una sull'altra non si escludono, ma bensì portano a creare nuovi oggetti, pensiamo alla televisione con la tecnologia della radio, nuovi oggetti che creano nuovi scenari e aprono nuovi mercati. Penso che artigianato e tecnologia siano connessi in maniera naturale da sempre. E nel futuro credo che si potranno sviluppare dei prodotti, dei progetti altamente tecnologici, ma sempre con una produzione ancora artigianale, quindi legata a tecniche tradizionali e alla manualità. L'incontro tra artigianato e tecnologia è un incontro come tutti gli incontri tra realtà tradizionalmente molto distanti, che potenzialmente è rivoluzionario se ben gestito, se ben approfondito. E quindi ritorno a dire quello che ho detto prima, credo che sia fondamentale tornare ad interrogarsi sul perché la tecnologia dialoga oggi o debba dialogare con l'artigianato, al di là di quelli che sono
gli aspetti economici. Ciao a tutti, veniteci a trovare, vi mando un grande abbraccio. Ciao a tutti e grazie per l'attenzione. Ciao.